Direttore, la sfida contro la SPAL precede il derby, non sarà sicuramente facile affrontare i ferraresi, ma il diktat è l'unico obiettivo, è quello di portare a casa i tre punti. Non precede il derby, precede il ritorno di Europa League. Sì, anche. E quindi, come ha detto Spalletti oggi in conferenza, si calcola e si pensa una gara alla volta. È logico che in campionato, sì, dopo la SPAL c'è il Milan, e dopo il Milan c'è la Lazio, se vogliamo andarle a vedere, quindi, e poi dopo ci sono, vi dico tutto, che il Genoa, quindi, partita per partita, bisogna guardarne una alla volta. SPAL, difficile la partita all'andata, squadra che gioca a calcio, che gioca sempre per vincere, non per non perdere. È una sfumatura, ma è fondamentale. Ci sono molte squadre che giocano per non perdere, poi magari vincono. La SPAL gioca per vincere, poi magari perde. Speriamo che accada domani, ovviamente. 65.000 tifosi, sarà il giorno del compleanno. Il compleanno è oggi, grazie per gli auguri. Auguri. Grazie. Auguri. 111 di questi. Ci sarà un grande contorno, però poi dopo, quando vai in campo, devi pensare ai tre punti. Penso che ci sarà un po' di rotazione dettata da delle fisiologiche scelte, cioè centrocampo in Europa League hai tre giocatori disponibili, Vecino, Brozovic e Borja Valero, perché Nainggolan non è a disposizione, e gli altri due in organico, che sono Gagliardini e João Mario, non sono in lista. Mi viene facile pensare che con Vecino squalificato in campionato giocherà. Borja Valero verrà risparmiato, e vedo abbastanza facile Gagliardini e João Mario in campo dal primo minuto. Poi c'è la questione cartellini, non so se avete altre clip, sto bruciando dei temi. Tanto manca Spalletti. Un minuto e mezzo. Quindi allora arrivo fino al titolo. Puoi arrivare fino alla fine. Abbiamo il tema dei diffidati, abbiamo dei diffidati in vista derby, D'Ambrosio, Skriniar, Lautaro. Allora, D'Ambrosio e Skriniar possono avere delle alternative, nel senso che hai Cedric, hai opzioni, c'è cioè Miranda, c'è Ranocchi, insomma ci sono opzioni se volesse risparmiarli pensando ai cartellini. Il problema non ce l'hai con Lautaro, perché attualmente è l'unico centravanti, Keita è convocato, però è facile che gli venga dato del minutaggio, ma non che parte dal primo minuto. Quindi mi sembra che le scelte sono già abbastanza più o meno definite, tenendo conto che hai fatto una partita molto dispendiosa a Francoforte, molto dispendiosa. Ne hai un'altra, ne hai una e poi hai il con derby, la SPAL, cioè, che viene qua a fartela sudare, e poi devi vincere contro l'Eintracht, e poi ci sarà il derby. Quindi penso che Spalletti ragioni su questa, strizzando un po' l'occhio alla gara che verrà, e un pochino per il discorso degli ammoniti, ma forse neanche tanto a quello. Poi in Europa League non hai Lautaro, non hai Asamoah, quindi Dalbert non è in lista, Asamoah è squalificato, e lì bisognerà gestire chi gioca a sinistra in quella partita. Quindi insomma penso che abbia un po' di situazioni su cui fare ragionamenti importanti il mister. Direttore, quanto manca alla fine di questa casa? Una bella domanda, vediamo. Siamo in attesa, siamo tutti in attesa. Penso che questa settimana sia stata una settimana in cui è accaduto qualcosa rispetto a quelle precedenti. Sì, degli incontri di cui se ne è parlato, abbiamo letto, tutti sapevano tutto di tutto quello che è accaduto là dentro. Va bene, detto questo, no. È logico che si aspetta, in questo momento si aspetta. Spalletti, cosa vuoi che ti dica? Quando un giocatore ce lo ha a disposizione ne può parlare, può fare considerazioni. In questo momento gira la palla a chi sta interagendo con il giocatore, con i suoi consulenti, per risolvere questa... Direttore, ma Spalletti non ti è sembrato un po' infastidito? Non oggi, però nelle precedenti dichiarazioni, quando ha parlato di Icardi, ha sempre aggiunto qualche punto che poi ha fatto discutere. Nella precedente conferenza aveva detto: io parlo solo di chi ha a cuore l'Inter. Dopo l'Eintracht ha detto: io gli ho chiesto se volesse giocare, lui mi ha detto di no.
che aveva ancora male. Poi mi ha detto decido io. Mi ha detto decido io quando devo tornare. Non è... Adesso sono io oppure anche voi ci avete letto un pizzico di fastidio Spalletti nell'atteggiamento. Bisognerebbe fare domanda diretta a lui. Secondo te? Bisognerebbe fare domanda diretta a lui. Cioè, secondo me un po' sì. Sì. Però, cioè, come sensazione ti sto parlando, sì. Giustamente. Non è che non l'ho intervistato, no, sicuramente non gliel'ho chiesto. Un allenatore però non è contento, sì, quando non ha a disposizione tutti i suoi giocatori. Poi la lettura e l'espressione con cui si commentano determinate assenze poi entri nella soggettività, quindi lui sa se le cose che ha detto erano figlie di una normale considerazione che voleva portare l'attenzione su chi c'è, perché poi un allenatore gestisce un gruppo. Gestire un gruppo vuol dire gestire chi c'è e anche chi non c'è. Certo. E la ricerca dell'equilibrio nell'uso delle parole, l'attenzione è comunque importante sia per quello che comunichi verso l'esterno sia per quello che comunichi all'interno. È chiaro che devi preservarlo, il gruppo è fondamentale, quindi su questo non c'è dubbio, è lo spogliatoio. Ma nel gruppo c'è anche Icardi, non è che esatto, non è però, il giocatore dell'Inter. Esatto, però nel gruppo c'è anche Icardi, che però ha delle reazioni strane, perché voglio dire, non può dire decido io quando entrare, se quando starò bene, così. Ti faccio quando sapere poi io quando mi faccio passo sapere il dolore. Io posso capire che anche insomma Spalletti si sì, senta tra l'altro è terminato piccato, il ciclo, no? Di cure di Icardi, anche perché, no? Appunto i medici sostengono che adesso il ciclo è terminato, per cui è chiaro che adesso è un discorso più psicologico. E poi è stato anche un po' punzecchiato Spalletti sul discorso del campione, no? Come con Totti, che c'erano state delle polemiche, adesso c'è Icardi. Sono di altro genere, sono di altro genere, diversa, no? Esatto, sono di altro genere, comunque è sempre un po' il leader, no? Che certo, evidentemente in questo momento è Icardi, e per cui io penso che sì, che un po' soffra questa situazione, però ma questo è normale. Mi fai pensare, Gabriella, quando dici una cosa, il leader, ma è veramente il leader, ex leader, esatto. Ma lo è mai stato? Sì, però diciamo che è quello che ha sempre segnato, quello che vede questo, la porta e per cui questo trascina la squadra. Però se gli dai anche la fascia da capitano, presumi che sia un leader. Sì, e sì, difatti poi è stata tolta, evidentemente ci sono delle ragioni per cui non c'era più chiarezza anche nei rapporti. E, sì, e che allora... poi prima il direttore diceva una cosa giusta, sostanzialmente nessuno di noi sa perché Icardi non è più il capitano dell'Inter. Beh, no, noi stiamo facendo delle supposizioni, insomma non c'è mai stata una dichiarazione. Adesso... Ho capito, ma chi è? Colpa di Vandanara? Beh, le dichiarazioni di Vandanara allora, hanno qui portato ci sono varie... il gruppo? Ovvio che sicuramente sì, nel senso che mi dispiace, però anche lui si ritrova tra sua moglie che amerà sicuramente, che però è anche il procuratore, questo è un po' il vulnus, no? È un'opinionista televisiva anche. È un'opinionista televisiva e non solo, è un blogger, influencer e la mamma dei suoi figli. Capisci? E dall'altra parte la società, per cui è questo proprio la cosa sbagliata, perché poi evidentemente lei ha detto delle cose, poi quando ti ritrovi anche a svantaggio della squadra, perché insomma dice troppo solo, non gli passano la palla, a questo punto è giusto che la società intervenga, perché non è mai successa una cosa del genere, no? Da quando c'è il calcio, che succede una cosa con la moglie procuratrice che parla per te. Allora, e questo è il discorso sbagliato. Quindi che se lui è il capitano, allora poi è stato giusto, secondo me, invece togliergli la fascia. E dovrebbe capirlo da solo, questo è il punto. Però probabilmente la situazione in questo momento è veramente complicata, per cui non io mi auguro che vada verso, diciamo, un chiarimento. Che si è complicata andando però esatto, più avanti è un po' l'effetto valanga, no? Cioè, sembrava che comunque che accumuli, magari accumuli, si accumuli, potesse risolvere, no? In un certo modo ci si aspettava magari un passo indietro, però io di qualcuno sono mai arrivato. Ho Marotta recentemente al premio del GLGS, sì, no? Così e l'avevamo intervistato, così lui aveva detto proprio io voglio ricostruire l'Inter, quindi per ricostruirla devo partire da alcune basi,
E questo è il punto, sì, no? Allora, in teoria Icardi dovrebbe essere le basi, una base, devono essere quelle di pace, di tranquillità negli spogliatoi, di gruppo, no? Come gruppo. Dicevamo. Quindi per fare, cioè tu la squadra la ricostruisci da un gruppo, sì, insomma, di persone che diventa squadra. Se poi crei degli individualismi o degli screzi, anche se sei bravo, se hai talento, non vinci. È così, è così. Ma è evidentemente la società ha capito che il gruppo non riconosceva più Mauro Evidentemente come il leader di una squadra che comunque si sta giocando ancora tantissimo. Direttore, però nei fatti l'Inter perde il suo giocatore più rappresentativo, oltre ad aver perso Nainggolan per l'ennesima volta, nella fase cruciale della stagione. Questa adesso c'è il ritorno, questa è una casualità. Sì, questa però è una casualità, cioè non è che Nainggolan per infortunio, e lì purtroppo Nainggolan per infortunio non puoi far nulla per quello che sta accadendo. Però quello che con queste assenze viene a mancare in questo momento è legato veramente alla contingenza, cioè ti trovi con il titolare che non c'è, il suo vice che è squalificato e chi potrebbe occupare quella posizione che è ai box per infortunio, che forse farà dei minuti, speriamo, domani, Keita, e magari Keita potrà fare qualcos'altro. L'alternativa è che Politano devi mettere a fare il centravanti, il centravanti della primavera, poverino, si è rotto il collaterale. Adorante, okay. Adorante. Però Colidio e Salcedo poverino, che sfortunato. Colidio, che non è un centravanti tradizionale. Colidio non puoi utilizzarlo in lista europea. Okay. Salcedo? Nemmeno. Sono arrivati all'Inter troppo recentemente. Non rientrano, non hanno i parametri. Cioè, è una contingenza, come quando il Milan si è trovato a far giocare Abate, difensore centrale, perché li aveva tutti fuori tranne anche Zapata. Zapata. Ci sono dei momenti nel calcio, ma non è colpa di nessuno se capitano queste cose tutte insieme. Anche perché poi ciascuna ha un perché. Allora quello non si doveva infortunare, quell'altro non si doveva rompere il legamento, quell'altro non doveva recuperare. Ho capito, cioè se andiamo dietro tutto questo non finiamo mai. Sono contingenze del calcio. Anni fa Cambiasso, Thiago Motta furono costretti a giocare a difensori centrali perché non avevi un difensore di ruolo a disposizione. Capitano quei momenti. Poi magari in quei momenti, proprio perché c'è un po' più di emergenza, si crea una chimica di compattezza e di forza che ti fa andare oltre i problemi. Io quando anche affrontiamo oltre squadre le tue capacità, che hanno clamorosa emergenza, che gli mancano, io dico, io voglio la squadra avversaria sempre al completo, perché se poi sono quindi l'Inter è in un buono stato adesso, direttore, è in uno stato positivo, quindi l'Inter, seguendo il tuo ragionamento. Anche in questo momento devi pensare positivo. Cosa ha detto Spalletti in conferenza oggi? Ha detto, non giocano i titolari, giocheranno degli altri titolari, certo, perché quelli che ci sono fanno parte di una rosa e sono i titolari dell'Inter. Vedremo come andrà a finire domani con la Spal.